Prima di tutto occorre dire che si tratta evidentemente di un atto vandalico e quindi probabilmente qualcuno avrà visto, molto probabilmente no, però noi invitiamo ovviamente a denunciare, no, questi casi sempre al comune, ai vigili urbani eccetera. E in questo caso ci dispiace molto perché dobbiamo sottrarre soldi che potevano essere utilizzati in altro modo per fare questo tipo di attività, un'attività che internamente non riusciamo a fare, primo perché gli operai del comune sono sempre di meno e secondo serviranno dei mezzi un po' più particolari per rimettere e per rifare i profili ai buchi che sostenevano queste panchine di marmo. Ovviamente siamo stati subito allertati, interverremo al più presto, abbiamo già contattato una ditta, i soldi ovviamente ci sono e quindi nel giro di qualche giorno sistemeremo. La cosa che mi piace però sottolineare è che questi atti di vandalismo danneggiano, oltre il bene pubblico, anche la possibilità di fare altri lavori e quindi sensibilizziamo tutti a denunciare le persone che li compiono, nel caso si possano vedere, perché ovviamente il comune si rivarrà su chi ha provocato il danno.